tutti, io sono Lenny e bentornati in questo nuovissimo video. Ebbene sì, avevo detto che non l'avrei mai visto, eppure poi l'ho fatto. Ops. Infatti in questo video andremo a vedere quali film e quali serie TV avevo detto in passato che non avrei mai voluto vedere, eppure mi sono smentita e l'ho visti. Allora, partiamo dai film. Allora, prima di tutto c'è Bastardi senza Gloria. Io non so perché ero convinta di non volerlo vedere, io ero convintissima di non vedere mai Bastardi senza Gloria. Poi un giorno così mi sono svegliata mentre aspettavo la lezione online, ho detto ma magari provo, mi è venuto lo schizzo, no? Perché l'ho visto anche su Amazon Prime, così per curiosità, tanto mi fa schifo nonostante Leonardo DiCaprio. E poi in realtà mi è piaciuto tantissimo, cioè mi sono ricreduta su Bastardi senza Gloria, ragazzi. Meno male che poi l'ho visto, mi è venuta la curiosità, lo schizzo di vederlo. Poi abbiamo la serie di Star Wars. Lo so che purtroppo, ragazzi, avevo questa pecca, insomma, mi mancava Star Wars. E fino a prima della quarantena, diciamo a marzo, io non lo volevo guardare, c'è Star Wars, ma non mi metto a guardare 14 film di Star Wars. Però poi mi è venuto così, non lo so perché, stavo facendo le unghie che ora non le faccio più perché mi sono scocciata. Ho detto a mia mamma, sai che passa il tempo, mettiamoci Star Wars di sottofondo, tanto non lo guarderemo mai, cioè proprio stiamo a fare le unghie, chiacchieriamo, no? Quello giusto per sottofondo, no? Però poi ci siamo impallati insieme a mia mamma a guardare Star Wars così. Poi vi racconterò anche la mia esperienza con Star Wars, come vederlo, come non vederlo, ovviamente, poi mi informerò meglio. Io ho seguito l'ordine cronologico, non di uscita, ma tipo il numero di episodi, ok? Quindi episodio 1, episodio 2, episodio 3, in questo senso l'ho seguita. Però comunque vorrei seguirla anche in un altro modo, cioè riguardarla in un altro ordine, che però comunque ne parleremo in un altro video, magari più avanti, quando avrò capito come, quando e perché. Poi un altro film che io non volevo vedere è Pulp Fiction, e poi l'ho visto. Anche questo, mentre mi annoiavo aspettando la lezione online, ho detto vabbè, ora provo qualche minuto, perché in realtà non avevo troppo tempo, perché stavo per iniziare la lezione, e ho detto vabbè, mo fate questi 10 minuti, così lo vedo, giusto così 10 minuti. E dato che era su Amazon Prime, io pensavo no, tanto 10 minuti, poi inizio lezione, chiude, vaffanculo. Invece poi, dato che mi stava piacendo, alla fine della lezione ho detto no vabbè, io devo finire Pulp Fiction perché mi ha pregato troppo, lo devo vedere, devo per forza, e l'ho finito e mi è piaciuto anche Pulp Fiction. Ovviamente non mi potevo far mancare Luca Ward, cioè come ho fatto, io non lo so perché ero convinta di non voler vedere Pulp Fiction, eppure sapevo che Luca Ward aveva doppiato Pulp Fiction, non lo so. Comunque ho rimediato, meglio tardi che mai, così come Trainspotting. Cioè raga, io adoro Trainspotting, ok? L'ho amato. Questo però aveva un briciolo di spoiler. Io sono andata tra l'altro a rivedere i video che avevo fatto l'anno scorso, perché questi video, diciamo, i film che non guarderò mai, serie TV che non guarderò mai, li avevo fatti proprio l'anno scorso in questo periodo. E tra l'altro avevo detto che Trainspotting aveva un briciolo di speranza di essere visto da me medesima, e così infatti è stato. Diciamo che avevo questo pallino dopo aver visto, dopo aver fatto quel video, avevo quella cosa, no? Tipo, insomma, Trainspotting, no? Era lì. E poi, infatti, poi durante la quarantena ho recuperato anche Trainspotting. Poi c'è Cristina Tante che doppia Trainspotting, quindi adoro. Adesso passiamo alle serie TV. Allora, se i film sono stati delle sorprese, quindi delle cose positive, no? Posso dire solo cose belle in questi film che ho recuperato, insomma, che mai avrei voluto vedere. Per le serie TV in realtà non è proprio esattamente così, cioè non sempre. Allora, prima di tutto ho recuperato Breaking Bad, perché tutti mi dicono no, guarda Breaking Bad, cioè se tu sei appassionato di serie TV, Breaking Bad mica te lo fai scappare. E hanno ragione effettivamente, perché io
ero convinta, cioè anche prima di guardare Breaking Bad, che quest'ultima serie TV fosse una capostipite delle serie TV e che almeno una volta nella vita bisogna guardare, così come Lost, Game of Thrones, ok? Sono quelle serie TV che bisogna guardare almeno una volta nella vita, o almeno provarci. Io ci ho provato, ho iniziato a guardare Breaking Bad e tipo, volo, raga, volo! Cioè, ma cosa mi sono fatta mancare fino adesso? Eppure sapevo prima di essere convinta, no? Quando ero convinta di non vedere mai Breaking Bad, che appunto era da vedere almeno una volta nella vita, perché io ci avevo provato una volta, avevo visto il primo episodio, ma non mi era piaciuto, cioè non lo so perché, avevo visto tipo 20 minuti, metà del primo episodio, e avevo lasciato, quindi da lì ero convinta di non voler mai più a che fare con Breaking Bad. Mi sono ricreduta, continuando ovviamente con la serie, perché mi sono resa conto, guardandolo anche, che parte un po' lentino, cioè effettivamente due palle, cioè potete pensare questo, però andando avanti, cioè volo veramente, ragazzi, volo. E quindi a seguito di Breaking Bad ho recuperato anche Better Call Saul, ovviamente, che io nel video dell'anno scorso delle serie TV che non guarderò mai avevo citato, cioè io all'epoca non sapevo che Better Call Saul era diciamo uno spin-off di Breaking Bad. Non mi chiedete perché non lo sapevo, avrei dovuto saperlo, ebbene sì, adesso lo so, l'ho recuperato dopo Breaking Bad e anche qua mi sono ricreduta, cioè volo altissimo, veramente. E, però ci sono state alcune pecche nelle serie TV, ok? Diciamo che partiamo dalla meno grave, cioè Black Mirror. Allora, l'anno scorso pure avevo detto che non avrei mai guardato Black Mirror e invece l'ho fatto, diciamo che avrei preferito non guardarla, sì, cioè da un lato sono contenta perché l'ho recuperata e non ci sputo sopra, perché comunque non è che fa schifo, cioè comunque è godibile, si vede tranquillamente, però era meglio che non la guardavo, però effettivamente per avere questi pensieri, per dire ne vale la pena o non ne vale la pena, almeno un episodio devo vedere, almeno, cioè proprio per dire non mi ha preso. Però io dico sempre guardare almeno la prima stagione e poi decidere. Però insomma, per Black Mirror sì, mi aveva preso all'inizio, poi ero mi ha scocciato un po', però effettivamente non posso sputarci sopra. Stesso discorso per Gotham. Io Gotham non avevo intenzione di vederlo l'anno scorso, infatti l'ho recuperato solo quest'estate e per fortuna. Sì, e per sfortuna anche, perché sì, mi è piaciuto comunque, è tutto bello Gotham, però insomma se avessi visto qualche altra serie TV o avessi speso quel tempo a guardare Gotham in altro, che magari sapevo che mi sarebbe interessato di più, era meglio, però non ci sputo sopra, è sempre comunque una serie TV in più vista. Però cadiamo proprio in basso, oddio, in realtà non troppissimo, non troppo in basso, con Teen Wolf. Allora, Teen Wolf io me la porto dietro dai secoli, praticamente, dai tempi, perché è veramente un fottio di tempo che volevo guardare Teen Wolf, solo che poi mi sono scoraggiata perché non lo guardavo mai, quindi ho detto vabbè, fanculo, non lo guardo più, non ho intenzione più di vederlo, anche perché era diventato ormai vecchiotto, cioè è vecchiotto, ok, Teen Wolf. Però sapevo che tipo mia sorella lo guardava e le piaceva, ma vi dico ai tempi, ok? Però diciamo che non mi ha coinvolto troppissimo. Sì, mi è piaciuta comunque, è stata una bella avventura con Teen Wolf. Però insomma, forse è l'età che ha Teen Wolf che non troppo. Anche se in realtà l'ultima stagione non dovrebbe essere uscita tantissimo tempo fa, è piuttosto recente, però io dico, parlo delle prime stagioni, che tipo ok, sì, tutto bello, è bellissimo, ok, però mi sembra quella serie TV che guardavano appunto i quindicenni nel 2010 in pratica. Comunque va bene, mi è piaciuta comunque e non ci sputo sopra neanche Teen Wolf, perché alla fine è comunque una serie TV che potevo tranquillamente guardare nel 2010 a 12 anni e a 22 no, insomma, non lo so fino a che punto un ragazzo, una ragazza della mia età
possa affezionarsi tantissimo a Teen Wolf, però devo dire che può darsi pure che vi coinvolge, insomma, beh, mi è piaciuta alla fine, pensavo molto peggio. Però, ripeto, cioè adesso proprio cagna proprio in basso, proprio nei sotterranei di Hogwarts, no? I serpi verdi nei sotterranei guardano queste serie TV. Ossia, Shadowhunters e The Vampire Diaries. Allora, il trash di Vampire Diaries, prima di tutto parliamo di... cioè io non lo so, cioè, a parte che, vabbè, tutto bello, il trash mi piace, quindi io l'ho finita, l'ho iniziata e finita The Vampire Diaries, così come tutti gli spin-off, ok, tipo The Originals, e anche sto seguendo il secondo spin-off, che tipo Legacy, no? Il trash, raga, cioè, io questo è il trash che adoro, però io lo amo questo trash, ok? Però il trash, raga, cioè, io non ne la faccio, non ce la faccio. Però ormai è vista e fanculo, cioè, voglio dire, sto dicendo troppe parolacce in questo video family friendly. Così come Shadowhunters, raga, cioè, Shadowhunters io mi taglio le vene. No, cioè, l'unica che mi ha fatto più schifo di tutte, non è che tutte le altre siano state proprio d'eccellenza, esclusi Breaking Bad e Better Call Saul, che adoro troppo. Però Shadowhunters, raga, cioè, è troppo diverso prima di tutto dal libro che io ho amato e continuo ad amare, è troppo diverso dal film, che anche il film era troppo diverso dal libro, però c'è, cioè, completamente un'altra storia, cioè ve la siete inventata la storia di Shadowhunters in pratica. Poi no, vabbè, raga, mi cadono in braccio sottoterra, proprio io non ce la posso, cioè io non lo so, io mi arrendo, io dopo Shadowhunters mi arrendo, mi voglio arrendere, d'accordo? Però per fortuna esistono serie TV fantasmagoriche, grazie per aver inventato queste serie TV. Comunque, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quali film o quali serie TV non avevate intenzione di vedere eppure poi le avete viste, se vi sono piaciute oppure era meglio che non le guardavate, insomma fatemi sapere un po' la vostra esperienza. Iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!